Ciao a tutti, benvenuti da Kappamoto che, come ben sappiamo, ha delle linee dedicate di accessori per tutti gli appassionati, che siano urban, adventure e, perché no, anche classiche, perché Antonio lo sai, sono appassionato di tutti i tipi di moto, da quella super sportiva a quella off-road, però alla fine le moto classiche hanno sempre quell'allure, quel sapore, quel gusto particolare innegabile. E allora Kappamoto ha pensato proprio anche agli appassionati di questo genere di moto con una linea dedicata che si chiama Garage Attitude, giusto? Esattamente, esattamente. Come si compone? Cosa troviamo che può essere montato su una moto come la Triumph Bonneville o altri tipi di moto di questo segmento? Allora, Garage Attitude per noi è una filosofia di accessori dedicati appunto a questo tipo di motociclette. E per questa tipologia di moto abbiamo in realtà una famiglia vastissima di prodotti e negli anni abbiamo sempre sviluppato, visto il nostro... la nostra forte connotazione tecnica, abbiamo sempre sviluppato accessori sempre più, diciamo, mirati al tecnicismo. Certo. Da quest'anno, belli ma anche poi tecnici e pratici. Però quest'anno, devo dire, abbiamo un pochettino usato, ci siamo sganciati un pochettino dal passato e abbiamo voluto proporre una linea che da un lato sì è tecnica, quindi ha degli accorgimenti tecnici di cui poi magari parliamo, ma quello che mi preme sottolineare è l'aspetto aggressivo e molto orientato all'estetico sulle moto. E innanzitutto il materiale. Abbiamo ripreso un materiale che ha fatto la fortuna di questo genere motociclistico, la pelle. Questi sono prodotti in pelle di bufalo, hanno questa finitura molto particolare, pelle però è opaca, non ha la finitura lucida, e penso che appunto le borse laterali siano quelle in questa linea, la KMLV, Kappamoto Leatherworks. Sono le borse più importanti di questa gamma. Sono borse molto capienti, molto semplici da utilizzare. Hanno due buckle che, nonostante siano abbiamo abbandonato tutti i fronzoli, sai, tutti i fronzolini delle borse di pelle, siamo andati un po' più sul tecnico. Borse molto spaziose, molto resistenti, con uno spessore della pelle. Si vede anche uno spessore importante. Esatto. Tant'è vero che adesso abbiamo deciso anche di metterci un casco per far capire la capienza. Quanto è il volume? Saranno circa 25 litri, queste borse sono molto molto capienti. Ci sta un casco jet e in più anche sicuramente, dell'altro materiale. Sì, assolutamente, ma ci sta sicuramente anche un casco integrale. Abbiamo voluto in questo caso mettere un casco sempre di nostra produzione, sempre dedicato a questo stile motociclistico, il KV29, che è il nostro casco doppia calotta in fibra con l'occhialino parasole, che si può abbinare chiaramente ai mascheroni. Proprio dedicato a questo mondo. Bello anche l'interno di questo casco, sempre questo simile Alcantara. Esatto, comodissimo tra l'altro. Molto piacevole. E poi ecco. Allora la borsa, ecco, la cosa molto importante di questa borsa è che, nonostante sia una borsa che si basa molto sull'estetico, in realtà, come dicevo prima, è anche molto funzionale. Le borse vengono chiaramente vendute in coppia e hanno come accessori una patella divisa in due con un velcro con il quale si può settare la larghezza della patella sotto la sella della moto, e le borse si possono agganciare su un lato o su due lati tramite una zip, quindi anche molto semplice. Da rimuovere. Non ha tutti i cordini di cuoio, che sicuramente sono belli, ma non sono così funzionali, e anche tre file di doppi bottoni. Insomma, per sicurezza, caso della cerniera ceda, però abbiamo tre sicurezze in più. Però ecco, non ci siamo fermati qui alla borsa laterale, abbiamo voluto anche arricchire la gamma per completarla. Adesso l'abbiamo appena lanciato, quindi le prime tre istanze sono appunto le borse laterali, un borsello da gamba, che ormai diventa uno degli accessori, uno dei prodotti più richiesti sul mercato dei motociclisti, e ogni gamma ha il suo accessorio incordinato. Nella linea KMLV abbiamo studiato un borsello da gamba che utilizza lo stesso materiale, le stesse finiture, quindi ritroviamo lo stesso buckle d'alluminio, che è molto tecnico ma allo stesso tempo è disegnato in maniera da richiamare questo mondo che ha tanto di estetico. Tanto veloce anche come azionamento, perché alcuni vostri competitor hanno sempre quel problema che devi stare... Questo veramente, visto che un po' di minuti... Sono due bottoncini laterali, è semplicissimo da sganciare e allo stesso tempo è altrettanto semplicissimo da agganciare. Quindi, certo, sia in apertura che in chiusura, esattamente. È davvero molto veloce. Esattamente. Ma non è finita qua, perché abbiamo anche un borsello che in realtà è montato dalla tua parte. E questo? Esattamente, che è un porta attrezzi. Fatto è sempre nello stesso materiale, un portattrezzi che si chiude sugli stili della forcella con queste due fasce, con questi due anelli, sempre in pelle, con la fibbiettina.
insomma, tanto è legato all'immaginario di questo. Tra l'altro sono prodotti perfetti per chi ha una moto Triumph, ma anche per chi ha un Harley, perché no? Caffè Racer, ma anche perché custom, no? Garage. Senti, Antonio, poi prima sbirciando, stavamo preparando un po' il set dove avremmo girato questo video e hai sfoderato anche le Rambler. Ebbene sì, che apprezzo tantissimo per la forma, per la foggia, per la pelle, per l'abbinamento tessuto-pelle, avete fatto davvero un bel lavoro. Allora, diciamo qua, che il KMLV, le KMLV siamo stati coraggiosi, abbiamo voluto riproporre dei prodotti che sono veramente molto, molto, molto dedicati a questo. Settoriali. Esattamente. Certo. Chiaramente offriamo anche una linea di prodotti che è un pochettino più trasversale, che però nasce sempre per l'estetica, per le esigenze di... delle moto classiche Cafe Racer, in questo caso senza sempre mai abbandonare il lato estetico della borsa, quindi troviamo sempre finiture in simil pelle, in questo caso non usiamo pelle vera ma è vegan leather, esattamente, sono sostanzialmente delle spalmature di poliuretano con questa texture simil pelle, colorazione marrone, il tessuto esterno è un poliestere con questo colore oliva. Però, come dicevo prima, non abbandoniamo mai, visto che la nostra anima è un'anima tecnica, non abbandoniamo mai le technical features legate a queste borse. Una delle più, penso, una delle più importanti e una delle più apprezzate dai motociclisti è senza dubbio il borsello interno impermeabile removibile, quindi nonostante il tessuto esterno sia sempre poliestere, il tessuto interno, la sacca interna è completamente impermeabile perché è nastrata, sì, quindi ed anche, è removibile. Anche in questo caso look retro, che no, altrimenti non avresti con un tipo di tessuto diverso, però con la sacca interna mi permette di viaggiare tranquillo anche in caso di piogge. E la linea è molto più completa in questo caso perché abbiamo un borsone, in questo caso un borsone universale, può essere utilizzato sulla sella, sul portapacchino, abbiamo ben due coppie di borse laterali, una classica, una borsa laterale che è venduta in coppia, abbiamo addirittura una nuova introduzione che era quella che stavi guardando prima, che è quella che appena ho visto. Io lo so che tu hai una passione nascosta per gli zainetti, infatti hai puntato subito su quella. In questo caso uno zainetto molto particolare, perché è una borsa che nasce con una doppia esigenza: zainetto, ma questo cuscino posteriore che va a coprire, certo, un sistema di fissaggio che vi permette di agganciare la borsa ai telaietti della moto. Noi abbiamo delle collezioni dedicate di telaie e telemoto, certo, classica Ferrari, sono i TMT o altrimenti i TE, o perché no anche i telaie delle valigie laterali, sempre con lo stesso concetto, quindi gli stessi materiali, le stesse finiture in similpelle e gli stessi colori. Giusto per non farci mancare niente, abbiamo anche chiaramente l'immancabile borsa da serbatoio, che in questo caso abbiamo voluto fare molto più piccolina, e visto che sempre tu sei appassionato di zainetti, in questo caso si trasforma in un monospalla. La borsa da serbatoio, come sempre, si compone o degli anelli per mettere le cinghie, o in questo caso anche dei magneti, che nelle nostre borse sono sempre a scomparsa e anche rimozione. Chi non vuole utilizzare i magneti può aprire la taschina, rimuovere il dischetto con gli anelli e lasciare la borsa più comoda e più leggera. E anche in questo caso, per chiudere, un borsello portatrezzi, sempre nelle stesse finiture, sempre con le stesse colorazioni, sempre con la stessa filosofia. Questo può essere utilizzato sugli steli della moto, sempre sulla sella, come complemento interno a una borsa. Insomma, è bellissimo. Anche questo per la mia Scrambler stile anni 50 è perfetto, la metti davanti. Quindi anche moto, diciamo, come vanno di moda adesso, post-atomiche, quindi queste moto, diciamo, moderne ma con una chiave un po' retro, oppure delle moto Scrambler, quindi un po' più fuori strada ma ad usare tutti i giorni. Quindi bene, allora, quindi linea classica dedicata alle moto Cafe Racer, Scrambler, Custom, perché no, però come abbiamo detto all'inizio, K è anche tanto altro, quindi ha delle linee dedicate anche per chi ha una moto Adventure o per chi utilizza anche lo scooter tutti i giorni. Adesso andiamo per forza di cose a scoprirle, perché sono sicuro che in tanti saranno curiosi. Prontissimo. Dai, andiamo. Inspiring Adventure, ecco la linea pensata proprio per gli amanti di avventura da K. Eccola qua, abbiamo bauletti, borse da sella, borsi da manubrio, eccola qua, borsa da serbatoio, insomma davvero una gamma completissima che adesso Antonio ci andrà a descrivere, davvero per tutti i gusti, sempre qualità garantita da K. Assolutamente.
cosa di meglio di una BMW 1200 GS per descrivere questa gamma? Moto più venduta, quindi. Moto più venduta, sicuramente più allineata a questo segmento, e in questo caso la moto è super accessoriata per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Io partirei dalle valigie in alluminio, se me lo concedi, dubbio. Che sono sicuramente la nostra punta di diamante. Da quest'anno K introduce una nuova linea di valigie d'alluminio, abbiamo sempre avuto le K Venture, da quest'anno aggiungiamo le K Force. Okay. Le K Force sostanzialmente sono valigie in alluminio, alluminio naturale da 1,5 mm di spessore, rivetti, tutte parti in tecnopolimero rinforzato, chiaramente tutte le parti sono assemblate sia con rivetti, con la guarnizione in gomma per evitare eventuali infiltrazioni di acqua, certo. E tutte le parti sono poi agganciate con del silicone, i collanti, okay. Esatto, silicone nautico per evitare sempre qualsiasi tipo di infiltrazione di acqua. Sono valigie che, a differenza delle vecchie K Venture, vengono proposte in due litraggi differenti, 37 litri e 48 litri, per rispettare quanto più possibile la simmetria della moto, che il più delle volte presenta lo scarico, come in questo caso sulla destra. Infatti mettiamo la 37 a destra, più piccola, e la 48 sul tuo lato. Doppia colorazione, alluminio verniciato nero oppure alluminio naturale. Il sistema di aggancio è un sistema di aggancio sviluppato appositamente per questo tipo di motociclette, quindi con un telaio maggiorato rispetto al passato. Non è lo standard monocay, ma è un sistema monocay cam side, okay. È un sistema con un tubolare, lo possiamo far vedere, da 18 mm contro i 16 mm del classico sistema monocay, e prevede 4 punti di fissaggio anziché solamente 3 punti di fissaggio. I due punti classici del monocay, quindi due funghetti riportati nella parte bassa del telaio, e i due punti aggiuntivi nella parte alta del telaio. Perfetto. Caratteristica del monocay cam side è questa barra di alluminio presso fuso con il logo dell'azienda e anche due indicatori colorati. Così siamo sicuri che è agganciata. È un sistema di sicurezza. Quando la valigia va ad agganciarsi sul telaio, gli indicatori cambiano colore, scattano da rosso a verde. Se l'indicatore non scatta, significa che in quel punto il telaio, la valigia non è perfettamente agganciata al telaio, quindi semplicemente. E capita, perché anche io l'ho provato, in effetti questo è sicuramente un sistema molto preciso che ci dà immediatamente la visione della chiusura o meno. Ci fai vedere magari a favore di camera, sfiliamo la borsa e facciamo vedere come si apre posteriormente. Certamente. Allora, innanzitutto il sistema di sgancio è semplicissimo, prevede la chiave Security Lock, che è quella di nuova generazione per più sicurezza. Semplicemente bisogna girare di 90 gradi in senso orario, tirare la leva, e questo ci permette di sganciare la valigia direttamente dall'esterno. Quindi ecco, facciamo vedere, basta aprire, tirare in questo senso verso l'esterno, verso la parte posteriore della moto, la levetta, e la borsa si sgancia. Per aprire il coperchio invece, sempre azionando, una volta che la chiave è azionata e quindi in posizione orizzontale, basta sganciare la cerniera di apertura per aprire la valigia. Perfetto, anche dentro comunque si vede che quanto è ben realizzata, attenzione al dettaglio di casa. Due barre d'alluminio presso fuso per dare rinforzo al corpo della valigia, e i passacinghia anche addirittura nell'interno del coperchio. Questa è una caratteristica interessante, quindi gli angolari all'interno hanno degli aggancini che ci permettono di utilizzare una rete per un carico supplementare. Bravi, bella idea. E poi un'altra cosa che apprezzo, al di là del doppio litraggio, che è sempre apprezzato perché anche molti concorrenti non lo fanno, quindi poi ti trovi, come giustamente facevi notare te, con lato marmitta, con delle borse davvero enormi che escono molto dalla sagoma della moto, che non è sempre il massimo. L'altra cosa che apprezzo sono i ganci superiori, che mi permettono, vedete, di utilizzare sia dei ragni, quindi degli elastici che mi permettono di tenere ferma delle eventuali sacche, ma anche, perché no, dei piccoli elastici che mi permettono di sfruttare questa parte magari con una borsa tipo... Abbiamo catalogo anche delle cinghie classiche con la fibbia, oppure anche delle borse supplementari come quelle, oppure ne abbiamo anche in linea impermeabile, quindi quelle classiche spalmate in PVC. Ma nella linea K Force un altro prodotto molto interessante, chiaramente, che si abbina ai bauletti laterali, sono i bauletti centrali, realizzati esattamente con la stessa filosofia, con gli stessi tipi di materiali, disponibili in tre litraggi differenti, 42, come in questo caso, 48 e 58 litri. Quindi da due caschi modulari fino a un baulettino. A una mini moto praticamente. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutti i litraggi, sempre con le stesse caratteristiche, lo stesso sistema di sgancio. Ricordo che in questo caso il bauletto centrale sfrutta il classico sistema monocay. Ah, ok. Ancora una volta compatibile con le moto in produzione negli ultimi 40 anni. Perfetto. Quindi uno standard super sfruttato e super utilizzato. Bene. Senti, allora abbiamo terminato la parte, diciamo, rigida
dedicata alle moto adventure, e adesso c'è tutta una parte comunque molto ricca di borse morbide. Abbiamo fatto vedere questa, che può essere utilizzata sia lateralmente, quindi sui bauletti, oppure perché no, anche borsa da sella, se vogliamo esagerare, possiamo anche sul bauletto, però diciamo che mi limiterei, altrimenti vi porta dietro la casa. E poi abbiamo la borsa proprio pensata per il posto del passeggero, quindi per essere posizionata in questo punto. Ricordiamo che all'interno, mi sembra di ricordare, hanno il sacchettino impermeabile. Perfetto, allora, hanno il sacchetto impermeabile che può permettere. Nonostante siano borse soffici, nascono sempre per abbinarsi a questo mondo che noi abbiamo chiamato Inspiring Adventure, quindi per moto adventure, per moto che, insomma, per un utilizzo estremo. Come particolarità hanno sicuramente un tessuto esterno, un poliestere molto resistente, anti-UV, e tutte sono dotate, come ti dicevo, di sacchetto impermeabile interno e di una caratteristica interessante che è il Morphing Lock, che appunto ti permette di poter... Ecco, questo è il sacchettino impermeabile interno, che tra l'altro è spalmato in PVC giallo e arancio, in questo caso per richiamare chiaramente i colori dell'azienda. La borsa è disponibile in due litraggi, questa che vedi è il 40 litri, che è quello che stai facendo vedere in camera, e quello che stavi facendo vedere prima sulla sella è la sorella più piccola, che sfruttano fondamentalmente la stessa filosofia in due litraggi differenti e con un sistema interessante, il Morphing Lock, che stavo dicendo prima, che vi permette di chiudere il lembi della borsa semplicemente piegando una barra di materiale metallico che prende la forma. E quindi sempre noi mettiamo delle cinghie di sicurezza per chiudere la borsa. Se non ci sono più le chiusure ulteriori, si chiude già lei. Si chiude all'interno, all'interno del lembo è cucito una barra di un materiale molto particolare che prende la forma, non si snerva, e quindi permette di aprire e chiudere la borsa quante volte si vuole. Ok, Antonio, però ci sono poi altre due cosine interessanti. Questo che è marsupio da manubrio, che è sempre apprezzato perché alla fine contengo il giusto, quindi può essere il telefono, dei guanti o qualcos'altro. Sempre apprezzato. E poi borsa da serbatoio immancabile in cappa, anche lei tra l'altro con il pluripermeato sistema Tanklock, rapidissimo, comodissimo. Se vuoi far vedere tu, ha un grilletto sulla parte destra della moto che permette di agganciare e sganciare la borsa in maniera rapidissima. Le borse sono sempre dotate di una cinghia di sicurezza che può essere fatta passare sotto il canotto della moto, certo, e poi la può trasformare anche in uno spallaccio. Già fatto. Abbiamo portanavigatore abbinato, portanavigatore chiaramente su manubrio, ma anche la borsa ha un suo portanavigatore e sempre per i romantici un portacartina trasparente. Per chi invece punta più alla funzionalità, nella nostra collezione abbiamo sette modelli di portanavigatori, quelli a custodia sono sette, poi ci sono anche le pinze universali. Questo è il nuovo arrivato, il KS958B. Con spazio finestra maggiorata per modelli di nuova generazione, una finestra posteriore per la fotocamera, esattamente per utilizzare la fotocamera anche quando il cellulare è inserito nella confezione, riporta all'interno una serie di spugne che possono essere ritagliate per centrare il più possibile il cellulare all'interno della custodia. E oltre alla fascetta universale in nylon inclusa nella confezione, i nostri clienti possono decidere di acquistare degli optional, come per esempio il KS904, che non è nient'altro che il sistema di fissaggio, ma riportato questa volta sulla pompa dell'olio del freno, per chi vuole il cellulare in questa posizione o per chi ha già occupato il manubrio con altri dispositivi. Ricordo che ne abbiamo, appunto, come dicevo prima, di litraggi di grandezze differenti. Certo. Abbiamo anche un porta telepass, quindi veramente uno potrebbe arredare la moto come meglio crede. Senti, come diciamo sempre, K è maestra anche nella produzione poi di accessori, possiamo vedere anche qua, di altri particolari per abbellire e impreziosire la moto e renderla anche più funzionale. In questo caso abbiamo anche l'estensione dei paramani, il cupolino, insomma abbiamo altri tanti piccoli accessori, paramotore, faretti, insomma c'è davvero di tutto. Però purtroppo, anzi forse per fortuna, è l'unica parte bella di questo obbligato distanziamento sociale: la gente utilizza di più la moto, soprattutto anche in città, quindi forse è uno dei pochi aspetti positivi di questo momento un po' particolare. E allora direi che adesso andiamo a scoprire anche la linea, tutto quello che è stato pensato da K per chi va tutti i giorni con lo scooter in città, tangenziale, perché no, anche in autostrada. Quindi andiamo a vederlo, dai.
Ed eccoci di fronte a una minima parte della linea Urban Executive pensata proprio per chi utilizza la moto tutti i giorni, non solo scooter, ma perché no, anche monocilindriche, quindi moto più piccole da usare un po' tutti i giorni nel traffico, ma perché no, anche per gite a corto, medio, lungo raggio. Come si compone? Sostanzialmente vediamo una parte, abbiamo detto, rigida, morbide e poi anche parti riscaldate, quindi muffle riscaldate, una serie di accessori sempre dedicati a questo tipo di utilizzo. Descriviceli brevemente, partiamo sicuramente dal baulet. Chiaramente, allora sicuramente gamma centellinata, perché non avremo tempo di fare tutti i prodotti di questa... Avresti riempito di scooter e di scooter e di borse, però allora partirei dai bauletti, anche perché quest'anno presentiamo un bauletto che ha una concezione un pochettino particolare rispetto ai bauletti che abbiamo sempre venduto. Chiaramente per il mondo urban abbiamo i bauletti monolock, che sono quelli per noi entry level, quelli più piccoli, quelli con la piastra contenuta all'interno. Da quest'anno cominciamo a proporre dei bauletti con una forma un pochettino particolare rispetto al passato. Abbandoniamo i bauletti arrotondati e cominciamo a introdurre dei bauletti che hanno questa forma un po' più squadrata. Quest'anno proponiamo due litraggi, il K320 Cube, un bauletto da 32 litri, monolock, quindi siamo a portata massima 3 kg, piastra universale contenuta all'interno, ma che ha delle particolarità molto interessanti. Prima di tutto la finitura, finto carbonio sul coperchio, catadioti soppiantati da questa placca centrale in colore titanio con il logo dell'azienda, e il sistema di apertura Micro 3, che è quel sistema di apertura che permette di aprire e chiudere il bauletto senza dover agire sulla linguetta di chiusura manualmente, ma semplicemente appoggiando il coperchio sul fondo e spingendo con una mano il bauletto è già chiuso. Come dicevo, il 32 litri, ma per chi non si accontenta del 32 litri, c'è lui. Se puoi farmi da valletta. Il bestione. 43 litri, è il fratello maggiore del 320, sempre della famiglia Cube, quindi stiamo cercando anche di rispettare un family feeling per ricavare una nicchia all'interno del nostro catalogo per portare avanti anche questa nuova famiglia di prodotti, sempre con le stesse finiture finto carbonio sul coperchio, la placca centrale che sostituisce i due catadiottri, forme la squadrate, la sommità un po' più squadrata, che adesso diventa molto interessante. In questo caso l'apertura è comandata dal sistema Micro 2, che forse è il più diffuso nella nostra gamma di bauletti in plastica. Facciamo vedere anche l'interno. Curiosità, il bauletto in questo caso verrà venduto già abbinato allo schienalino centrale, cosa che normalmente lo schienalino era sempre considerato un optional, quindi acquistabile in un secondo momento. In questo caso abbineremo già il bauletto al suo schienalino, che è un accessorio ormai è diventato, si vende il bauletto il 99% delle volte insieme allo schienalino. Quindi la famiglia Cube è molto interessante. Bene. Anche in questo caso, chiaramente, per chi preferisce il soffice rispetto al rigido, abbiamo una linea di prodotti, la linea Alpha, dedicata appunto alle borse per moto urban, che possono essere appunto gli scooter o anche a motociclette di piccola cilindrata che perché no vengono utilizzate in città tutti i giorni, magari anche per andare in ufficio. Sì, anche perché sempre più spesso vediamo anche delle monocilindriche, delle bicilindriche piccoline, agili, che magari, anzi quasi sempre, non hanno una grande capacità di carico, quindi devi per forza sfruttare la sella, che è perfetta secondo me. È una linea che per noi è la nostra linea entry level, una linea universale, e chiaramente si compone di tantissimi modelli. Ora non potevo farli vedere tutti sullo scooter, ne ho scelti alcuni solo per farvi vedere le caratteristiche principali. Innanzitutto lavoriamo con due colori distinti, il grigio scuro, che è quello delle borse che abbiamo in esposizione sullo scooter, ma ci sarà anche la versione nera delle borse. Tutte le borse sono in poliestere, un poliestere 600D, water resistant, per renderlo impermeabile. Tutte le borse sono dotate di copertine antiacqua, che stavi facendo vedere, e hanno questo forte richiamo al marchio e alla gamma di appartenenza, quindi il marchio spicca sempre su tutte le borse con il richiamo alla gamma, in questo caso Alpha, che è dedicata appunto al mondo urban. Abbiamo la borsa da sella, abbiamo poi dei complementi molto interessanti. Bello. Come questo è un accessorio molto, molto apprezzato, molto semplice, è un porta navigatore che, a differenza dei classici porta navigatori con il sistema a fascetta che si lega sul manubrio, in questo caso sul retro hai due velcri che si possono arrotolare attorno al manubrio, anche per gli scooter che non hanno manubrio autovolare ma hanno tutta la strumentazione. Ma tra l'altro è intelligente, anche perché poi, tra l'altro, azzardo la provocazione, è perfetto anche per chi magari ha una bici elettrica, perché ormai tante se ne vedono, e quindi perché no anche per la bici elettrica, per posizionare piccoli
oggetti, poi ma ne abbiamo anche altre. Abbiamo borse laterali di differenti litraggi, chiaramente non per questo caso, non per lo scooter, ma voglio dire, se dovesse essere necessario le borse laterali, in questo caso si potrebbero abbinare anche allo scooter. Ne abbiamo anche di un litraggio un pochettino più compatto rispetto a queste, che sono sicuramente più, più grandi, ma abbiamo anche borse da serbatoio con il sistema tank lock di diversi litraggi a due piani, come questa per esempio. Questa è con le cinghie, scusate, questa è con le cinghie, ma abbiamo, come dicevo, anche borse tank lock di diversi litraggi, come questa per esempio, con sempre con il portacartina, sistema tank lock, e anche la sorella più piccola, più compatta, sempre dotata di sistema tank lock. Insomma, quindi è una gamma veramente super completa. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Tecnicismi, parte estetica, veramente non manca assolutamente niente. Per completare avevamo detto gli accessori per chi teme il freddo, come sottoscritto. Siamo in inverno, stiamo pensando allo Urban, per chi deve andare in ufficio tutti i giorni, è un accessorio molto, molto interessante. Abbiamo lanciato in realtà ad ECMA l'anno scorso, ma lo vogliamo riproporre quest'anno, visto che è stato un anno un po' particolare. La moffola riscaldata. Sono moffole universali, il sistema di fissaggio è semplicissimo, si compone di un soffietto che si può stringere, che va ad abbracciare due parti del manubrio, delle cinghie per il collegamento e chiaramente il sistema di cablaggio, quindi cavi che vanno direttamente alla batteria della moto, chiaramente sotto fusibile, è tutto incluso. E il manopolone di sinistra prevede un bottone per l'accensione e per lo spegnimento e permette anche di regolare la temperatura, quindi non è acceso spento, ma si può regolare anche la temperatura. In base a quanto si clicca cambia la temperatura. Esatto. Sono perfette anche per fare dei lunghi viaggi, perché se vai tipo all'Elephant and Treffen, ci sono stato tre volte, le avevo, purtroppo non erano riscaldate, che ai tempi non c'erano, però bravi. Poi ci sono tanti altri accessori sempre dedicati alle moto. Chiaramente in questo caso abbiamo il parabrezza e anche la piastra dove avevamo montato il bauletto. Gli oggetti non mancano, insomma. Allora, il nostro consiglio è, ovviamente, se vi abbiamo incuriosito, quello di commentare, di scriverci, se avete delle domande, di farlo qua sotto. E poi, come sempre, continuate a seguire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, moto.it, Maurizio Vettor Power, ma soprattutto andate a visitare il sito kmoto.com. Quindi lo vedete in sovraimpressione, www.kmoto.com, dove trovate tutti gli accessori, tutti gli oggetti che vi abbiamo mostrato quest'oggi, ma poi tutti quelli che vanno a comporre le varie. Sì, oggi abbiamo avuto tempo solo per mostrare una minima parte, in realtà il sito vi mostrerà un universo. Quindi, un universo parallelo. Tanto magari sarete a casa in smart working oppure anche in ferie, andate sul sito, cercate l'oggetto più interessante per la vostra moto, ce n'è di tutti i tipi, tutti i litraggi, tutte le particolari, tutte le specialità, quindi l'abbiamo detto, Adventure, Urban, Classic, insomma c'è davvero di che sbizzarrirvi per tutti i gusti. Noi abbiamo finito, ovviamente se vi abbiamo incuriosito, come abbiamo detto all'inizio, scriveteci sotto e commentate se avete delle domande. Ciao Maurizio, grazie mille, grazie a tutti. Ciao.